mai chiesti come fa un ristorante a mantenere così un buon profumo nonostante tutti i piatti che cucinano? Oggi l'ho scoperto, non esistono più solo le classiche carte, vero? Certo, soffitto aspirante, come me l'hanno fatto a me. Marchesini ha progettato un soffitto aspirante per Giuliana. Che differenza c'è tra una cappa e un soffitto aspirante? Allora, la cappa tradizionale aspira in prossimità della cucina vera e propria, mentre invece con un soffitto aspirante aspiri tutta la superficie della cucina in modo tale che nessun odore possa fuggire. Aspira anche a me, se vado veramente tanto, vengono i capelli in piedi. Senti Marco, si ottiene sicuramente prestazioni migliori. Prestazioni migliori e soprattutto un ambiente di lavoro molto più salubre e senza correnti d'aria. Giusto. E quindi il personale logicamente se ne avvale. Basta questi odori di patatine fritte, fastidiosissimi. Basta, no? Infatti. Certo, diciamo il soffitto aspirante è l'ultimo ritrovato in fatto di aspirazione all'interno delle cucine. Perché ogni giorno è leggermente frizzante.